quasi un presagio quello di Bigon, perché contro una Juventus così chiusa a difendere vantaggio e critiche, il gol è privilegio di pochi. Nel primo tempo il Cesena conquista il centrocampo, per nulla intimorito dagli avversari, che inizialmente si concedono errori di troppo. La Juve sembra confusa e pericolosa solo su invenzioni personali, gli scatti improvvisi di Barros, le progressioni con tiro di Zavarov. I romagnoli sfruttano molto le fasce. Sulla destra Chierico ingaggia un duello a tutto campo con De Agostini. Limido chiama alle uscite tacconi, entrano in scena le mischie. È stata una settimana in cui la difesa è stata particolarmente criticata, ci sono state anche alcune polemiche di troppo. Oggi mi pare che dal campo ci sia stata una risposta molto, molto precisa. Ma non mi sembra che la difesa sia stata criticata, anche perché avevamo fatto 0-0 col Como, quindi direi che abbiamo fatto in questo ultimo periodo dei risultati poco brillanti, e quindi giustamente le critiche erano un po' generali. L'errore difensivo, determinante nella dinamica dell'incontro, lo compie la difesa del Cesena. Siamo all'inizio della ripresa. Barros si avventa sulla palla e segna. Comincia un'altra partita. La Juventus si sistema davanti alla propria area e con gli uomini che si ritrova diventa fin troppo facile rispondere in contropiede. Dopo l'uscita di Rossi su Altobelli è Zavarov che si fa respingere il tiro da Josic. Dall'altra parte gli spazi sono decisamente più stretti. Il tiro finale ribattuto è di Limido. Proteste dei giocatori del Cesena, punizione di Domini, Bordin, contrastato da Marocchi, cade. Ancora il Cesena con Limido dalla sinistra. Traini, che sostituisce lo svedese Holmquist infortunato, ribadisce di non essere in giornata felice. Subito dopo il piccolo Barros si imposta il raddoppio. Altobelli lo sfida al pallonetto e Rui sta al gioco. Barros, i pallonetti sono la sua specialità. Ma come fa, come si muove la gamba di Barros nel pallonetto? Me la fa vedere, com'è il movimento? No, tanto dipende da fare così, come di lato è lo stesso. Nel gol come l'ha messa la gamba? Perché lo fa di piatto, come si, di lato, perché ha fatto il pallonetto. È il 90esimo quando Agostini batte la difesa della Juve. Un tiro bello e preciso, un gol meritato arrivato in ritardo.